E buongiorno, dopo 2 giorni di febbre alta, influenza, eccetera, mi rimetto all'opera. Allora, eravamo rimasti a questo schema qui, un po', diciamo, apparentemente complesso, ma l'ho fatto giusto per la prova. Allora, a questo punto andiamo sul lato pratico. Che cosa facciamo? Prima cosa, in genere io procedo così, mi semplicemente scelgo, quindi vado a impostare ad assegnare ad una combi inizializzata, quindi sostanzialmente una combi vuota, e in questo caso 5 program che voglio usare. Per cui parto da quello, diciamo così, dal primo che è il basso e vado, diciamo, di conseguenza. Ora, torno a ripetere, l'ho detto nella parte 1 del filmato. Tecnicamente questa combi potrebbe non avere, diciamo così, musicalmente senso, come risultato ottenuto, però diciamo è solo come guida per vedere come si fa. E allora, dicevamo, vado in una combi inizializzabile, diciamo così, c'è una combi nuova, la unit combi, quindi una combi vuota, ok. A questo punto c'è una combi che è pronta per essere fatta. Allora, traccia 1, assegno un basso. Sto usando il pennino per evitare di coprire, diciamo, lo schermo. Vado in, quindi traccia 1, mi serve un basso, quindi vado, scelgo, vabbè, questo lo sapete, si può scegliere il timbro in base o al codice, diciamo così, univoco che ha nella Kronos, quindi diciamo in base all'interno A, B, C e così via, oppure, diciamo, se penso più semplice, per tipologia di suoni, quindi per esempio keyboard, organ, eccetera. In questo caso vado a scegliere basso e ancora basso acustico e scelgo il solo noise acoustic bass. Ok, per il momento non imposto altro. Seconda traccia, così per non perdere di vista quello che intendiamo fare, quindi al momento ho assegnato il suono di basso a questa parte qua, o meglio, in realtà l'ho assegnato ancora a tutto, poi dopo vedremo come fare, diciamo, l'assegnazione dei range. Dicevamo, a questo punto vado ad assegnare al programma B, quindi, o meglio, la traccia 2, il programma B che nel mio caso è un piano, poi alla traccia 3 assegnerò un pad. E alla traccia 4 assegnerò diciamo così, un ulteriore layer che però attiverò in base, se, diciamo, farò in modo che si attiverà soltanto in base alla dinamica. E se vi ricordate nella prima parte del video, avevamo pensato di mettere un brass, dei brass. E poi qui invece metteremo un lead. Ok, andiamo avanti. Allora, cominciamo a fare il piano. Quindi seconda traccia. Vado sempre per tipologie, keyboard, questa volta diciamo la sezione, la famiglia, diciamo così, di suoni è giusta, la tipologia è giusta e scelgo il mio bel Berlin Grand, quindi il primo selezionato. Terza traccia, il pad, vado per tipologia, sono aspetti, aspettate che non mi ricordo, sì, terza traccia, vado e mi scelgo la tipologia slow synth e in particolare A19, eccolo qua. Ok, poi quarta traccia, basso, quindi vado basso e prendo questo, l'Expressive Horns. Ok, poi quinta traccia, abbiamo detto lead synth, e scelgo la I101. Ovviamente, diciamo, questi suoni, cioè la scelta di questi suoni l'avevo già fatta prima a tavolino per non perdere molto tempo. Per default, una combination init, cioè una combination, diciamo, vuota, è configurata in maniera tale che ad ogni traccia è associato un canale, distinto canale MIDI, quindi chiaramente 16 tracce e 16 canali. Se vado a suonare qui, sentirò soltanto il suono del basso, che è quello sulla prima traccia. Quindi questo è chiaramente per quello che voglio ottenere io, è un errore, diciamo così. Quindi devo andare in timbre parameter,
è attribuire ad ognuna delle tracce che ho selezionato, quindi per capirci fino alla 5, il canale MIDI 1. Quindi 1 global, 1 global, 1 global e 1 global. Che è un po' il discorso che si dicevamo, vi ricordate? 01, 01, 01, 01 e 01. Poi c'era il discorso di voler eventualmente utilizzare, ecco, qualora io volessi utilizzare un registro esterno, una master esterna, alla traccia per esempio 6 assegnerei un canale MIDI, potrei lasciare anche il 6, e chiaramente siccome con la keyboard fisica della Kronos suona soltanto sul canale 01, chiaramente sul 6 quel timbro non suonerà, cioè nel momento in cui suonassi, non suonerei fisicamente con questa tastiera sul canale 6, ovviamente. Quindi questa è diciamo, è una tipologia di uso. Al contrario, se volessi invece utilizzare con la tastiera fisica della Kronos un Integra, per esempio, un Roland Integra 7, quindi un expander esterno, a questo punto selezionerei, anziché cioè suoni interni, i valori, diciamo, ex o extend 2. Però, diciamo, in questo caso non, diciamo, lasciamo stare, giusto per avere un quadro più completo della cosa. Torniamo in play, dove ho la visione di tutto. A questo punto mi aspetto di sentire una cacofonia di suoni. Esattamente. Tutte le tracce suonano contemporaneamente e in maniera indistinta. A questo punto vado a fare, diciamo, ad impostare gli split. Quindi in realtà diciamo, lo split viene impostato al contrario, nel senso che è ciò che resta della delimitazione dei range di funzionamento della singola traccia. Quindi io mi piace vederla in questo senso, cioè non imposto il punto di split, imposto il range di una traccia, poi quello che resta libero, anche perché in Kronos, diciamo, non vi è alcun limite, appunto per questo mi piace pensare che il punto di riferimento sia il range della traccia e non un punto di split. Ok, quindi diciamo, a questo punto vado ad impostare il campo di azione, diciamo così, il range di funzionamento delle singole tracce, tenendo sempre presente questa situazione qua. Quindi questa prima parte per il basso, questa parte centrale per piano, pad e brass, e quest'ultima parte per il lead. Ok, a questo punto andiamo ad impostare le zone delle varie tracce. Ricordiamoci che dobbiamo impostare tre zone, zona 1, 2 e zona 3, con un particolare che la zona 1 e la zona 2 si sovrapporranno, quindi il punto, diciamo, di split non sarà proprio questo preciso, ma un po' meno e un po' di più. Ora vedremo come fare. Allora, farò così, per farvi sentire la differenza del discorso del crossfade, prima farò i punti di split e poi... perché se no non se ve lo faccio vedere subito mentre faccio diciamo progressivamente prima questo range e poi quest'altro, siccome poi tutti suonano allo stesso modo non apprezzereste. Quindi impostiamo le zone di range. Allora, vi ricordo che io ho una 73 tasti e che quindi fisicamente non ne ho 88, è una banalità, ma lo dico per questo motivo. Vado in MIDI filter zone, vado su keyboard zone, questa qui che è già selezionata. Come vedrete, qua ho 16 tracce su un'estensione teorica di tastiera di 88 tasti. Vedete però che io invece ne ho 77. Quindi, diciamo, per fare proprio un discorso teorico, limiterò comunque le zone di intervento delle tracce anche per quello che riguarda il bottom key fisico, quindi delle mie 73 tasti. A sinistra è il top key fisico della mia 73 tasti, a destra. Prima traccia di basso. Allora, top key. Io scelgo di attribuire al top key, quindi diciamo così, al tasto più a destra, diciamo, del range che voglio selezionare, il fa della terza ottava. Ora, come posso fare? Posso semplicemente, aspettate che faccio così, così vedete qualcosa in più. Quindi, che faccio? Vado sulla top key della traccia 1 e la devo limitare, quindi posso semplicemente scendere così ed arrivare graficamente fin dove arrivo, anche se qui ho diciamo, il nome della nota, oppure sapendo che è, diciamo, il fa,
Tengo premuto Enter, questo funziona con tutto, cioè quando devo selezionare un tasto della tastiera, intendo, della keypad, per attribuire una nota a un range, a qualsiasi cosa, io posso premere Enter, tengo premuto e premo in questo caso il Fa. Ora sentite questo manicomio perché, come vi dicevo, siccome il canale è 0-1 per tutte le 5 tracce, che suonano tutte, appunto in questo caso sentirete questo manicomio, diciamo così. Ora vado a bottom key, quindi vado a... In realtà questo non è necessario, anzi tecnicamente è inutile, perché non ce l'ho i tasti fisici. Per tranquillità mentale io in genere che faccio? Enter e mi clicco, cioè mi clicco, pigio il primo tasto della mia tastiera fisica, infatti va proprio, aspettate che aumento, va proprio in linea con il primo tasto della mia tastiera. Quindi ho individuato il range di funzionamento, questo in giallo, del basso. Seconda traccia, vi ricordo che la seconda traccia è il pianoforte. Vado, ovviamente mi aspetterei di impostare il bottom key questa volta, quindi la parte più bassa, diciamo quella che dovrebbe andare qua più o meno, uguale all'F3. Però, se vi ricordate, io volevo fare, per complicarci la vita, impostare un crossfade. Quindi vado a cavallo, diciamo così, delle due zone. Cioè faccio in modo che le due zone si accavallino, in modo che ci sarà, poi vediamo come, una sfumatura di suono fra il basso e il piano. Naturalmente per una parte piuttosto contenuta. Andiamo a vedere come si fa. Imposto quindi il bottom key del pianoforte su C3. Quindi, stesso discorso di prima, faccio Enter. C3, non vorrei fare un errore. Ok, giusto. E il bottom key, il top key, scusatemi, aspettate che aumento, il top key, quindi la parte più alta, diciamo, del pianoforte, la imposto a B5, quindi a C5. Eccola qua. Ora, non lo faccio vedere ancora, il discorso per quanto vi ho detto prima, non vi faccio vedere come si imposta il discorso della slope, che è quello che mi permette di fare sostanzialmente un crossfader. Lo facciamo alla fine perché al momento sono tutte le tracce. Quindi procedo e ovviamente essendo diciamo le tracce 2, 3, 4 tecnicamente sulla stessa, non tecnicamente, ho scelto di farlo sulla stessa zona, è pacifico che il range, diciamo, di queste tracce, quindi vado in questo caso la slow pad, siano le stesse di queste di prima, quindi mi devo copiare B5 per capirci e C3 su queste due. Quindi qua vado e anzi in realtà ecco il bottom key del pad, non lo voglio che arrivi fino a C3. Perché in effetti non mi serve che diciamo, vada qui sotto, per cui mi tengo un po' più sopra. Quindi faccio Enter e me ne vado su. Aspetta un attimo, questo. Sì, ok, esattamente sul Fa, diciamo del top key della prima traccia. In questo caso, diciamo così, è come se avessi spostato un punto di split reale, mentre il top key sarà il top key di quello di prima, quindi B5, quindi vado B5, vado sull'altra l'altra traccia, la traccia 4, B5 qua, e qua faccio sempre F3. Ok, ora mi tocca soltanto fare il lead, vado qui, faccio il bottom key, sarà il tasto successivo, diciamo, al B5, quindi il Do 6, e qui il top non è altro che la parte finale della mia tastiera. Fatto. Al momento ho impostato gli split. Ora, fatti gli split, vi faccio notare che chiaramente, cioè fatti impostati i range, vi è uno stacconetto. C'è una sovrapposizione, quindi comunque io qua sento sia il basso che il pianoforte, però di fatto poi quando finisce il range, diciamo, della zona del basso e inizia quella del piano, a un certo punto ci sarà lo stacconetto. Per evitare questa cosa vado ad impostare lo slope, scusate, ma qua i mezzi sono quelli che sono, e vado ad impostare allora sulla traccia 1 il top slope,
slope a 12, quindi vado a sfumare man mano che salgo e arrivo alla parte finale del range, e il bottom slope invece della traccia 2 lo metto pure a 12. Aspettate che no, faccio enter, se non se lo prende, faccio 12 e poi faccio enter. A questo punto vedete, vabbè, a parte poi il pad che parte, diciamo che si innesca, perché comunque poi parte da fa, parte la sua zona, di fatto c'è una sfumatura. Ora abbiamo segnato le zone, abbiamo creato in realtà le zone, tre zone in tutto. Ora, nelle zone più esterne, quindi quella a sinistra in cui c'è il bus e quella a destra in cui c'è il lead, ricordiamoci sempre lo schema, potrebbe verificarsi che, per esempio, al basso il timbro possa suonare troppo grave. Vediamo se è così. Allora, io ora provo a fare giusto qualcosina. È un po' basso c'è. Allora, in questi casi, che si fa? Vado ad intervenire sull'oscillatore e in particolare, naturalmente, soltanto su quella traccia, e imposto il pitch un'ottava più in alto. Allora, il pitch, all'intanto, come si fa? Devo andare in timbre parameter, pitch, vado sulla traccia 1, che è quella che mi interessa, e alzo di un'ottava, o se vogliamo, 12 semitoni. Quindi a questo punto, ecco, lo sento meglio. Il basso sulla stessa sezione, diciamo estremità, in cui sono, zone in cui suonavo prima, è molto più alto. Potrei provare il lead. Tutto sommato il lead va bene, anche perché il lead, diciamo, di suonatura è stridulo, per così dire, quindi lì non intervengo. Vediamo le altre cose. Allora, qua dobbiamo fare, se vi ricordate, noi abbiamo immaginato di fare un triplo layer, quindi pianoforte, pad, e poi un layer di brass che non deve intervenire sempre. Deve uscire soltanto quando picchio forte. Quanto forte e come si fa? Beh, devo intervenire sulla dinamica. Ora, prima di fare le modifiche sulla dinamica, cioè sul range dinamico, sulla velocity di attivazione del layer di brass, è il caso di dosare un po' i volumi, perché sennò questa cosa non la noteremmo. Io direi che al pad di mettere, insomma, sennò poi si impasta troppo, un volume relativamente basso. Aspettate un attimo che provo. Naturalmente questi possono essere controllati anche con gli slider a sinistra. Va bene. Impostato a 50, vado su MIDI Filter Zone. A questo punto vado sulla traccia 4, che è quella dei brass, e imposto il valore minimo, appunto la bottom velocity, cioè la velocità più bassa, diciamo così, no? Ad un valore 60, per esempio, forse pure poco, ma diciamo facciamo 60 per vedere che succede. Valore 60. Questo significa che se io non picchio, per così dire, sui tasti con una velocità sufficiente a arrivare a 60, questo layer non si attiva. Infatti, se ci fate caso qua, ecco perché sono chiamati layer verticali. Per questo facevo, diciamo, questo discorso. Questi qua sono layer, diciamo, orizzontali classici. E un layer verticale è quello sulla dinamica ed è, diciamo, tecnicamente schematizzato in questo modo. Quindi, come vedete, la quarta traccia, che è questa in verde, che è quella dei brass, parte, per come l'abbiamo impostato, da 60 in poi. Vediamo che succede. Però, primo, suono piano. Ecco, faccio piano, aggiustamento voi non vedete. Se faccio piano, se suono piano, il pad c'è sempre, il pianoforte ovviamente pure, se vado a picchiare più forte, escono pure i pad. Per esempio. È giusto un esempio.
Poi, vabbè, il lead suona per fatti suoi. A questo punto dobbiamo aggiustare un po' le cose in termini di controlli. Come vi ricorderete, o comunque vi invito a guardare la prima parte di questo tutorial, c'è la parte relativa ai controlli. Cioè io avevo immaginato perché così penso sia più funzionale la cosa, di disattivare il pitch bend per la zona 1 e per la zona 2, perché oggettivamente non serve. Ho detto anche in quel caso che tecnicamente, come tipologia di suono, il pitch bend nel basso potrebbe pure starci, ma in questo caso a me non serve. Stessa cosa, mentre lo lascerò attivo per la zona 3 del lead, chiaramente. Quindi disattivazione del pitch bend nella zona 1 e nella zona 2. Vediamo questa cosa e poi vediamo il resto. Allora, come si disattiva il pitch, il controllo del pitch sulle varie tracce? Schermata originaria, cioè principale, timbre e parameter, vado su pitch e qui band range è appunto il range che posso associare, diciamo, la riga, diciamo così, in cui posso associare il valore in semitoni del range di escursione del pitch di un determinato program, di un determinato timbro. Come vedrete, qua è tutto scritto impostato program, quindi tecnicamente il range del band è quello del relativo program. Nella traccia 2, 3 e 4, piano, pad e brass, io voglio che il band range sia 0, cioè al momento ho questa situazione. Sto suonando, sto muovendo il pitch band, che è naturalmente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Vado qui, premo, metto 0 alla pad e metto 0 anche al brass. Faccio la stessa cosa. Ora voi non lo vedete, ma io sto muovendo il pitch e non succede niente, quindi questa cosa l'ho, diciamo così, risolta. Poi, se vi ricordate, avevo anche detto che un altro obiettivo era quello di, quindi abbiamo fissato il pitch bend, abbiamo tolto il pitch bend da questa zona qua, lo devo togliere anche alla zona del basso, quindi diciamo ritorno sulla schermata, timbro parametro, ormai sappiamo come fare, vado qui e ci metto 0. Dicevamo che un'altra cosa che bisognava fare era quello di togliere il damper, quindi il sustain, alla zona 1 e a quella del lead. Come si fa? Si va in timbre, in MIDI filter zone, dove si può, come vedete, impostare di tutto. Nella riga dove c'è enable damper, quindi il sustain, vado. Allora, il basso abbiamo detto non lo voglio e non lo voglio neanche sul synth. A questo punto non c'è più il damper. Un'altra cosa che si era detto era di attribuire il pedale di espressione al volume della layer 2, cioè del pad. Attenzione, io assegnerò il pedale espressione al volume di questa traccia. Fermo restando che il volume di questa traccia, dalla impostazione global, resterà sempre a 50. Quindi il volume ovviamente del pedale sarà dallo 0 a 50, ma questo diciamo è pacifico. Quindi vado sempre a MIDI filter zone e vado sulle varie pagine e, se non ricordo male, sulla terza c'è enable foot pedal e qui imposto cioè lo tolgo praticamente al basso, al piano, lo lascio attivo al dove mi serve, quindi al pad, e tolgo tutti gli altri. In realtà basta toglierlo fino al lead. A questo punto la mia combination è pronta, a meno degli effetti, che ovviamente sarà eventualmente oggetto di un ulteriore tutorial, e non mi resta che salvarla. Quindi vado qua, menu, write combination, e gli do un nome qualsiasi, tutorial per esempio, tutto maiuscolo non si scrive, per un'etichetta tutorial, ok, gli attribuisco la tipologia, la categoria. Ecco, questa qua è importante perché ti permette di trovare questa combination all'interno, cioè schematizzati in una di queste famiglie. Questo è molto comodo perché
perché permette la ricerca filtrandola per famiglie di suoni. Come abbiamo fatto prima, ho cercato un basso, ho selezionato la famiglia basso, ho cercato un piano, ho selezionato la famiglia keyboard. Quindi tecnicamente, diciamo, io se l'associo a keyboard, per esempio, anche se non è proprio pertinente, ma giusto per avere un'idea, se l'associo a keyboard e sottocategoria, anziché per esempio acoustic piano, ne metto un'altra, per esempio user 4, perché poi potrei rinominare questa user 5 attribuendogli per esempio un combination multiscopo, diciamo così, variabile. E poi la sovrascrivo, scusatemi, nella sezione combination, sovrascrivendola a quella che già c'è, che è quella init, perché è la stessa. Vado qua. Ok, sei sicuro? Sì. Ok. A questo punto, se vado in combination e vado nella tipologia keyboard, mi ritrovo tutorial qua, perché l'ho associata al keyboard e in particolare all'user 5. Vedete? L'unica è questa. Bene, spero di essere stato chiaro. Non è caso che mi faccia vedere in faccia perché l'influenza mi ha ammazzato, sono proprio in condizioni non da non essere visto. Spero di esservi stato di aiuto. Ok, alla prossima. Ciao da Francesco Loi.